sul mio canale, io sono Amber the Gamer e oggi facciamo l'intro a fine episodio per una serie di ragioni che ora vi spiego. Allora, innanzitutto perché volevo salutare e dare un caloroso abbraccio, un tantissimissimissimi bacioni a Gamers e a Samuele Arrigoni. Un super abbraccio ragazzi, vi voglio bene! Come seconda cosa, volevo spiegarvi il motivo per cui nell'ultima settimana tipo sono sparita dai radar, non mi sono più fatta sentire su nessun tipo di social, da nessuna parte, praticamente non sono esistita per il mondo per più di una settimana. E semplicemente adesso svolazzo per Ark, tanto il paesaggio è molto carino e vi racconto, ma molto brevemente. Allora, in rapida successione sono successe una serie di cose. Uno, una gattina malaticcia e randagina che abbiamo addomesticato, tra virgolette, cioè nel senso l'abbiamo adottata e siamo riusciti a farle un po' di coccole. Solamente da pochi mesi ha partorito e ovviamente non stava particolarmente bene, quindi i gattini non erano particolarmente in forma. Quindi per cui li dobbiamo allattare noi ogni 4 ore, il che significa anche svegliarsi in piena notte per dargli la pappa, per pulirli e tutto il resto. E la cosa è un pochino stancante, però loro sono adorabili, stanno crescendo, hanno qualche problemino, ma speriamo che si risolva e che sopravvivano, soprattutto perché, ripeto, non stanno bene. La seconda cosa che è successa è che è venuta a trovarmi la mia mamma, che non vedevo da un anno. Era un anno che non vedevo la mia mamma e quindi è venuta a trovarmi, come potete immaginare. Ovviamente ho dedicato tutto il tempo a lei, tutto il tempo a lei e ai gattini ovviamente. E dulcis in fundo, Pippi, la nostra cagnolina, è stata operata, quindi era convalescente e siamo dovuti stare un pochino appresso anche a lei. E questi sono i tre motivi che mi hanno tenuto per tanto tempo lontana da tutto. Quindi vi chiedo scusa, però era un'assenza necessaria. Scusate, mi fermo un attimo perché c'è una diga di castori. E no, aspetta, salvo, no, non hai capito niente dalla vita. Aspetta, no, non hai capito niente dalla vita. Guarda, te lo spiego io come funziona, te lo spiego. Funziona così, ecco. Ecco, è brutta la vita, lo so. Ah, dannazione, non ci sono perle. Vabbè, capirete poi quando vi lascio l'episodio. È sparito un fiomia. Avevo un fiome attaccato e è sparito, vabbè. Comunque, tornando a noi, dicevo, questi sono i motivi che mi hanno tenuto lontana dagli schermi, dai radar. E quindi niente, vi chiedo scusa, però adesso vi lascio l'episodio. Spero di riuscire a riprendere con una pubblicazione regolare, in teoria sì. Anche se, ripeto, tra una cosa e l'altra sono un po' tanto stanchina, sto dormendo veramente poco. Però farò di tutto per farcela, ve lo giuro. Detto questo, bando alle ciance, vi lascio l'episodio, ciao! Allora, è vero che noi in teoria dovremmo prepararci per prendere il Quetzal. Però mentre eravamo a Zonzo in cerca di metallo, cioè io ho trovato questi due Rex qui che sono bellissimi. Bellissimi e di un livello incredibile, perché uno è un 88 tech e l'altro è un 76. Ora, io non voglio dire, però mi fanno un po' gola queste due piccole adorabili bestioline. Potremmo anche farcela, non salgono? Salite? No, che non salite. Siete super bloccatissimi, speriamo di non caderci di sotto. Aspetta che quello ci sta provando. Dov'è l'altro? Stai fuggendo? Dimmi che stai fuggendo, Lillo. Dimmi che stai fuggendo, Lillo. No, no, mi sa che sta cercando di salire. No, 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 fugge. Lui fugge, lui fugge. Molto bene, molto bene. Oh, ce l'abbiamo, finalmente. Finalmente, che bellissimo. Che cosa molto bellissima. Tu resta qui buono buono e difenditi bene. E io ci provo con l'altro a sto punto, già che siamo qua. Direi di approfittarne ora mentre è distratto con uno stegotech bellissimo peraltro. Se la sta prendendo con un sacco di bestie e a me va benissimo la cosa. Ma lì c'è un ovetto. Lì c'è un ovetto, però vabbè, dopo. Si provano a mandare a casino. Aspetta che forse ce l'ha con noi. Ah sì, mi sa che ce l'ha un pochino con noi. Ma guarda che bellino questo vetto. Ok, di nuovo distratto con l'aquila. No, non farla fuori subito. Dai, mi serve tempo. Tra poco abbiamo finito i dardi, Tra pochissimo avremo finito i dardi. Dovremo andare di frecce. Ah, me lo sta ferendo tanto, però me lo sta ferendo tanto. Dannato robot. No, no, ne sta arrivando un altro. Dobbiamo dargli una mano. Dov'è l'altro?
Ok. Fatti fuori. Cicci, ti ho dato una manina però, dovresti ringraziarmi invece che urlarmi in faccia. Con chi se la va a prendere? Con lo stego, ottimo. Così l'unico stego che era rimasto, da cui potevo trarre un po' di primate per te, me lo fai fuori adesso. Bene, grazie. Oh no, ho finito, finito i dardi. Vai di frecce. Cici, passa di qua sotto, passa qua sotto, vieni qua. Che così noi ci mettiamo lì su. No, niente, se la devi prendere con altre cose, perché? Vieni di qua. Scendi giù, patato, scendi giù. Bravo Lillo. Vieni qua. Qui sotto, molto bene. Mi sa che le frecce non basteranno. No, dannazione. Ah, si è piantato un attimo dove si era piantato pure l'altro. Molto bene. Penso che questo sia un enorme spreco di risorse, perché temo che non ce la faremo a buttarlo giù con solo queste frecce in arco. Dannazione. Ah, ce la fa a salire un pochino però, Dove? Ah, ciao testolina, guarda com'è vicina la testolina che spunta qui. Sì, Stego, se lei si allontanasse un attimino, dopo vengo da lei, glielo giuro, che mi serve Primate. Però se per adesso si allontana un attimo, fa un favore. Ma davvero? Ma come hai fatto a bloccarti così, scusami? Cioè, non che mi lamenti. C'è andato giù, ci rimangono 18 frecce. No vabbè, che culo immane. Che culo gigantesco, non ci credo. Che culo, 18 frecce, va bene. Allora, aspetta, scusi, mi serve Primate, gliel'avevo promesso. Scusi, signore, gliel'avevo promesso. Oh, molto bene, il nostro esercito diventa un vero esercito con i Rex. Non può esistere un esercito di bestie su Ark senza almeno una coppia di Rex, di cui uno tech, peraltro, quindi voglio dire. Questo è molto bellino, è un po' bianco, mi piace molto. Siamo al... Mi compari? 17.4%, ok. Al momento cos'è? Al 100%? Efficacia domatura 100%, ma davvero? Più 37 livelli. Però penso che scenderà sotto il 100% nonostante la Primate. Ci vorrebbero le Keyball per farlo rimanere al 100%, presumo. Non me lo ricordo bene questa cosa, perché in effetti le Keyball non è che le usate così spesso. Quindi noi ora ce ne stiamo qui buoni. Aspettiamo che il signorino si addomestichi. E di nuovo dobbiamo andare a prendere un'infinità di metallo. Però la cosa positiva è che adesso a loro faremo fare una strage qua in zona. Mi caga proprio in testa il signore, grazie. Dicevo, lì faremo fare una bella strage qua nella zona, non appena anche l'altro è domesticato. Così poi avremo un bel po' di carne marcia per farci i narcotici. E al prossimo giro ci riusciamo a prendere il cacchio di Quetzal, che anche lì sarà uno spasso. Per i Rex alla fine, cioè almeno per questo, ci è andata abbastanza bene. Vediamo come procede anche con questo, ma direi che nel complesso non ci è andata male. Insomma, vorrei dire, un po' a culo, un po' siamo stati anche bravini noi. Abbiamo anche portato pazienza, che non è cosa da me. Noi intanto siamo saliti sopra la testa del Rex, perché voglio vedere se quando si tira su, se le rocce me lo permettono, perché probabilmente Ginetta darà una brutta zuccata, non appena si sveglia riusciamo a rimanere sulla testa. Chissà se ci riusciamo. È una questione di equilibrio. Che punto sei? 87%. Manca ancora un pochino. Vediamo di posizionarci bene. Secondo me le rocce ci impediranno di fare questa cosa. Daremo una craniata terribile. Ginetta, preparati ad avere un trauma cranico. E ce la facciamo! Ce la facciamo! Woohoo! Siamo sulla testa del re. Vabbè, piccoli giochi intelligenti, vabbè. Ma guarda che bellini che siamo. Sì, anche lui è un pochino compenetrato malissimo con la roccia, però non importa, è molto bella questa scena. Allora, è passato un po' di tempo. Noi abbiamo portato i nostri Rex qui vicino ai nostri Megateri. Dopo avergli fatto fare una strage, siamo riusciti a recuperare un bel po' di carne marcia. Ma ci è voluta un'eternità ad attendere, mamma mia. Abbiamo recuperato un'infinità di metallo, ma un'infinità che voi non ne avete idea. E siamo riusciti a farci un pochino tutto quello che ci serve per andare finalmente a caccia del Quetzal. Quindi ora non ci resta che cercare il Quetzal. Siamo già a bordo del nostro Tapejara, che purtroppo ha ancora la stamina a schifo. Dannazione. Questo potrebbe essere un problema. A tal proposito, Lillo, te l'alzo subito. Ci siamo fatti un bel po'. No, cosa? No, dai, non rompete le scatole. Maledetti insettini. Ma perché mi devono venire a rompere le scatole? Cosa gli ho fatto io di male?
Vieni, attaccati qua, Lillo. Così la recuperi la stamina? Forse no. Scusa, se restiamo aggrappati qua? No, non la recupera tanto. La recupera e la perde subito. Va bene, proviamo ad appollaiarci qua allora, se nessuno ci rompe le scatole. Allora, siamo riusciti a farci ben 148 dardi narcotizzanti e un'infinità di narcotici. Io spero che tutto ciò basti, però 148 a me sinceramente non piace molto come numero. Ne avrei voluti un po' di più per il Quetzal, perché considerando tutti i dardi che andranno a vuoto, perché sicuramente una buona parte ne andranno a vuoto, in base anche al livello del Quetzal che troveremo, perché ripeto, uno l'ho visto passare da queste parti, però non ho guardato il livello, ero presa un pochino da altre faccende in quel momento, e potrebbero appunto non bastare, e a me la cosa fa venire un po' da piangere, però vabbè, ragazzi, speriamo di trovarne uno di un livello bassino, perché alla fine non mi serve livello alto, mi serve che riesca a raggiungere la zona con tutte le bestie, con tutto il nostro esercito a bordo, niente di più. Era qui da qualche parte, ti prego rispunta. Sì, vabbè, ora ci perderemo quei 2-3 mila anni per cercare il Quetzal. Noi ci rivediamo quando probabilmente sarò morta. Sì, però anche noi forse stiamo volando un po' troppo bassi. Forse è il caso di salire. Ah, aspetta, vedo cose! Vedo cose, aspetta. Cos'era? Ah no, era un tapeggiare. Attraverso il vetro ho visto questa cosa, mi sembrava gigantesca. Invece no. Quanto tanto più in alto sarà il Quetzal? Tanto più in alto. Tapeggiare. Ok. Mi illudo. Ah, sta cosa anche di salire in questo modo con il tapi mi dà un fastidio. Cioè che lui non si inclina per volare, non punta verso l'alto. Lui rimane sempre in orizzontale. Perché... in effetti potremmo anche farci strada tra i corrotti con il nostro esercito. Però vorrei farli arrivare alla capsula da difendere in forze, cioè belli in forma. Quindi non che sono mezzi morti, perché sono appena stati massacrati da tutti i corrotti che abbiamo incontrato nella zona. Spero che tutta questa fatica valga la candela, ragazzi. Lo spero veramente, perché altrimenti questo gioco non ha senso. Questa vita non ha senso se non funziona. Allora, ovviamente del Quetzal per ora nessuna traccia. Però guardate che posto bellissimo che abbiamo trovato qui. Cioè, guarda questo giardinetto, com'è carino. No, aspetta, scusami. Cioè, qui c'è una cascata. No, vabbè, c'è anche la rampina qui. Ma guarda il laghetto, ma che bellino. E ci sono le banchine. Ma mi posso sedere? Ginetta, ti ci puoi sedere? No, no, non ci fa sedere, peccato. Posso distruggere la panchina? Non posso di... Ok, non posso interagire in nessun modo con la panchina. È un peccato, guarda, c'è un'altra qui. Ma è troppo bellissima. Oh, e queste sono luci che sfarfallano, perché ovviamente non funzioneranno più molto bene. Però sono molto carine. Oh, con le foglie che cadono dal cielo, guarda che belline. Oh mio Dio, ma è bellissimo, guarda qui. No, un po' mi pento di non averla fatta qui la base. Vabbè, che tanto quello schifo che abbiamo laggiù non so se si può considerare base. Cioè, potremmo anche valutare di spostarci qui. È molto bellino, mi piace molto molto. Vabbè, ora fammi tornare dal tapeggiare, che non vorrei che qualcuno me l'ammazzasse e rimaniamo bloccati qua sopra. C'hai sete lì? L'abbiamo riempite le borracce? Sì, ma si stanno già svuotando. Dovremmo prepararci quelle di vetro. Ah, vabbè, ora scendiamo a bere. Tanto Quetzal qua non se ne vedono. Io giuro che l'avevo visto il Quetzal, lo giuro. Chissà dove Cribbio è andato. Si sarà fatto uccidere dagli pterocorrotti? Ma perché no? Niente di strano in fondo. Allora, lì c'è un aquilotto. Io spero davvero che non sia in questa zona il Quetzal. Ma io l'ho visto vicino alla base. Non dovrebbe essere qui, dai. Mi sembra una zona molto brutta. Guarda lì. Guarda Bronto, tutti incastrati tra loro, che combattono contro Dilo Corrotti. Quel puntino viola che parte, penso sia un Dilo Corrotto. No, dai, che qua c'è anche quella linea di confine che non posso oltrepassare, che sennò ci muoio malissimo. Quetzal! Eccolo! 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 Eccolo!
eccolo. Zitti, 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 nessuno dica niente. 37, mi va bene, va benissimo. Mi stanno sanguinando gli occhi da tant'è che sono davanti allo schermo. Va benissimo il 37. Allora, con calma. Dove sei? Dove sei? Sei lì, ok. Quindi io ora scendo, salgo nel sedile passeggero e tu lì ora me lo segui. Lì lo seguilo. Lì lo segui quel tizio, quello lì, guarda, aspetta. Quello, seguilo. Seguilo, perché non lo segue? È troppo lontano? Guarda, si sta avvicinando lui. No, no, non volevo fare questo. Allora, segui il tizio. Segui il tizio. Perché non me lo segue? Dai che è vicino adesso. Dai, approfittiamone, ti prego. Tapi, Tapi, segui il tizio, seguilo, seguilo. E va bene, allora attaccalo. Attaccarlo lo attacca, ma perché? Perché attaccare lo attacca ma non lo segue e basta? Vai, scappa Quetzal, scappa Quetzal, scappa Quetzal. Non fatti beccare dal mio Tapi, non fatti beccare dal mio Tapi. Vai più veloce, no, no, vai da un'altra parte però. Potresti spostarti, potresti andare per di là, no. Ecco, bravo, bravo, non mi svenire in questa zona che è veramente terribile. Ok, ok, siamo abbastanza vicino alla zona dei corrotti. Quindi ecco, gira a sinistra, gira a sinistra. Tapi, tu non raggiungerlo, mi raccomando. Continuiamo ad andare così, molto lenti, perfetto. Va benissimo. Non ho capito perché non funziona il fischio segui il bersaglio, però va bene. Mi compariva anche il mirino, vabbè, dettagli. No, mancato, no, dai che non ho tanti dardi. Dai che non ho tanti dardi. Tapi, togli la testolina, Tapi, togli la testolina. Dov'è? 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 Non vedo più. Dove capi che è? Ah, qua, 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 qua. Qua, qua. Scappa, scappa. Non farti mordere il culo dal mio Tapi. Dai che non ho voglia di fare il giochetto del dirgli no, stai fermo, no, stai passivo, a terra, no, riattacca. Perché non funziona il fischio del segui? Perché? 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 Segui il bersaglio, non è difficile. C'è anche il tappeggiare, ci dovrebbe arrivare. Bravissimo che stai andando in questa zona, mi piace moltissimo. Mi piace molto che tu sia entrato in questa zona e non sia più nella zona dei corrotti, perfetto. Sì, però non andarti a schiantare, guarda dove vai, non guardare me, guarda dove vai. Che scemo. Anche noi Tapi, però... No, Tapi, 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 che succede? Tapi? Ah, ok. Ha avuto un attimo di confusione il Tapi. Puoi andare un pochino più veloce, tesoro? Un pochino più veloce? Un pochino più veloce? Dannazione, non l'ho preso. Dai, Tapi, vai un po' più veloce, Gribbio. Ok. Il tizio è rallentato. Ora, se mi svenissi qua, secondo me è una zona molto carina. Siamo anche abbastanza vicini, mi sa, dove ci sono i Rex. Cioè, i miei Rex, intendo. Non Rex in generale. In quel caso non sarebbe una zona molto carina. O forse no. Oddio, così dall'alto non riesco a capire. Stai andando troppo in là, tesoro. Tesoro, stai andando troppo in là. Inizia a diventare zona brutta anche lì, poi, eh. Ti prego, svienici prima. Ti prego, svienici prima. Oddio, sarà lunga eterna questa... questa corsa, questa gara, questo rincorrere il Quetzal. Cosa? Che succede, Tapi? Che succede? Perché ogni tanto hai questi momenti di... C'è un altro Quetzal lì! Oh mio Dio! No, 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 è questo quello che stiamo inseguendo noi. Ma adesso mi compare l'altro Quetzal, oddio, chissà quello di che livello è. È svenuto, è svenuto, è svenuto. Scendi, scendi, Tapi. Scendi, Tapi. Ok, sono riuscita a scendere e risalire sul Tapi senza schiantarmi, perfetto. Ciao, Quetzal, ciao. Ma ciao. Ma che bella zona. Ma sei atterrato in una zona bellissima. Ora, scusa, non per fare la taccagna, però un 58. Oh, avremmo avuto un 58. Oddio, mi sto mangiando le mani. Aspetta, tu che cosa sei? Una femmina. Tu che cosa sei? Potremmo fare anche doppietta. Sei un maschio. Sei un maschio. E io ho ancora un sacco di dardi narcotizzanti. Allora, mi sono appena bevuta un narcotico. Molto bene. Molto molto bene. No. Non ci posso credere. Nella foga del momento. Oddio, meno male che per ora sembra essere una zona tranquilla. Speriamo non arrivino i ragni. E soprattutto speriamo che il Quetzal non si svegli. Ma perché non sto più attenta? Perché? Perché mi faccio prendere dalla foga?
Ginetta, quando vuoi, se ti va di alzarti così, se no mi faccio un pisolo anch'io, eh. Sento versi. Sento versi. Chi è che respira così profondamente? È il Quetzal. Spero sia. Sì, lì c'è solamente un ottero, quindi non dovrebbero esserci problemi. E Ginetta, grazie, molto gentile. Allora, dicevamo con calma, senza drogarci con i narcotici, la droga è per lui. Allora, acqua sì, sì, mangia, bravo Lillo, ok, calmati però. Tu cos'hai, Ginetta? Fame, to, mangia, mangia. Allora, dicevamo, c'era un altro Quetzal. Dov'è l'altro Quetzal? No, mi è sparito l'altro Quetzal perché ci siamo addormentate. Niente da piangere, no! Dai, ti prego, apriamo la coppietta. Che di nuovo non ci serve in realtà la coppietta. Però è bello averla. Dai, dai, dov'è finito? No, maledetto. Oh, vabbè, però sappiamo che c'è un maschio 58 che gira qua intorno. Ok, io non mi ricordo se quello che ho visto l'altra volta era questo che è tipo giallo, giallognolo, o quell'altro che è un po' violaceo. Va bene, ok, niente, me ne farò una ragione. Ma non può essere andato così lontano. Vabbè, niente, cerchiamo Primate, dai, cerchiamo Primate. Mi serve uno stego. Gli stego ormai sono diventati la mia principale fonte di Primate. Stego, aio, su, fatevi avanti, non siate timidi. Questi sono alberi spogli, ma secondo me non è vero. Ecco appunto, semplicemente non erano comparse le foglie. Ma perché mi lagga così sto gioco ogni tanto? Guarda stego, guarda stego. Vai, fatemeli fuori i robottini, addirittura due. Quanti robottini peraltro? Quanti robottini? Scusate, vorrei. Non vorrei intromettermi nella lite, però mi servirebbe la casa di stego. Ah, ci hanno fatto malissimo! Non me ne ero accorta, ci hanno fatto malissimo! Maledetti! Maledetti, ma che di livello sono? Ma di che di livello sono? Di che livello sono? E stanno. No, aspetta, gli stego stanno facendo fuori i robot. Potrebbero essere degli stego abbastanza potentini. Forse è il caso. Aspetta, facciamo una bella cosa, guarda. Allora, intanto fammi tornare. Dov'è il mio Quetzal? Aspetta, ci posso arrivare, eh? Non ho perso il Quetzal addormentato. Non l'ho perso. Non l'ho perso. No, non l'ho perso, dai. Non l'ho perso. È lì sopra. Oh, Tapi, tu e la stamina. Mi ricordi tanto l'optero. Quando mi fai così. Che proprio sul più bello mi abbandoni. Ah, qui ci sono altri stego che combattono sempre con i robottini. Qui c'è un ragno che attacca un povero cucciolo. Ma che bestia infame che sei. Dai, recupero in fretta. Ah, non abbiamo carne, molto bene. Non rompere le scatole tu, vai via. Perché ce l'ha con me? Perché ce l'ha con me? Non le ho fatto niente, signore. Le giuro che non le ho fatto niente. Ma porca miseria. Tutti a dirmi che il megaterio è passivo. Non lo metto in dubbio che sia passivo. Però guarda caso, quello incacchiato girato di scatole lo becco sempre io, eh. Dicevamo che io non ho perso il Quetzal. No, io non ho perso il Quetzal. Ti prego, dimmi che non ho perso il Quetzal. È qua sopra. Dai, è qua sopra. Ta-da! Dove cacchio mi è caduto il Quetzal? Oh mio Dio! Che cosa brutta quando non ritrovi gli uccelli giganti che hai fatto svenire. Allora, aspetta. Ragioniamo. È un casino sta zona, non ci capisco una cippa lipa. Dannazione, mi dovevo segnare il punto sulla mappa prima di correre dietro all'altro Quetzal. Sarebbe stata una bella idea. Se. Decisamente. Forse eravamo più giù? Non mi sembra. Sì, tranquillo. Non ti sto calcolando il manco di striscio. Non ti preoccupare.
Cavolo, non ho fatto in tempo neanche a dargli in arco, mi sa, glielo sono messi nell'inventario. Però gli ho messo un po' di carne, ce la farà da addomesticarsi? No, perché gliel'ho messa veramente poca. Oh, dai, che figura barbina. Non posso aver perso il Quetzal così. Che tristezza infinita. Eccolo, eccolo, laggiù, laggiù, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Meno male. Meno male, no, mi stavo già mangiando mani con tastiera, mouse e tutto. No vabbè, no vabbè, basta, basta, non lo faccio più. Non lo faccio più, non ci muoviamo più da qua. Restiamo in zona, te lo giuro. Già abbiamo anche finito la stamina, io che non la controllo, dannazione. Come sei a torpore, Lillo? Porca miseria. Tieni tutti i narcotici veloce. E siamo solo al 24%. Se solo riuscissimo a prendere un cacchio di... Ascolta, facciamo una bella cosa. Ah no, non ho il GPS. Come me lo segno il punto sulla mappa? Non lo ritroverò mai. Che adesso mi è andata un po' a fortuna il fatto di averlo trovato. Però non penso di riuscire a ritrovare questa zona. Ah, punto di riferimento, c'è qualcosa qui? È tutto uguale! È tutto uguale! Come faccio a districarmi qua in mezzo? E vabbè, andando verso la zona innevata, ce la faccio ad andarmi a recuperare il gufetto? Non lo so. Allora, proviamo. Tipo, fammi un attimo vedere sulla mappa così se ci capisco qualcosa. Sì. Sì, tutto chiaro, chiarissimo, ok. Perché io vorrei prendergli un po' di Primate, però col tappi non è che sia cosa facile. Se qualche robottino mi ammazzasse qualche stego e mi lasciasse il cadaverino, tipo, potrebbe non essere una brutta cosa, vero? Vabbè, dai, lassù. Lo recupero, sì. Certo. Ci stiamo credendo tutti, vero? Là, là, là. Guarda le mie bestioline adorabili. Guarda le mie bestioline adorabili. Ah, ma non l'ho lasciato qua io la mia bestiolina. Oh, dannazione, devo andare alla base. E allora sì che non la trovo più. Non, oddio, vabbè, ormai, già che ci siamo. Cioè, il gufetto l'ho lasciato alla base, dannazione. Pensavo di averlo lasciato insieme ai Rex, invece no. Invece no. Non lo ritroverò mai, l'avevo appena ritrovato, ero tanto contenta. E vabbè. Oh dai, bene, 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 gufetto, gufetto, gufetto. Vieni, andiamo, 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 andiamo. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Me lo ricordo, me lo ricordo. Me lo ricordo, andiamo a dare altri due narcotici a Lillo. Lo reindividuiamo bene, poi mi faccio fuori gli stego, gli do un po' di Primate. Così velocizziamo il tutto. Me lo ricordo dov'è. Penso, spero. Credo, non lo so. E il fatto è che adesso ho fatto un giro assurdo. Perché io sono passata da di là. E uffa, contavo di semplicemente tornare indietro e fare la strada al contrario. Dannazione! Comunque, a parte il fatto che sia un labirinto incredibile, è veramente stupenda questa mappa. L'ho già detto, lo so, l'ho già detto. Però è veramente bella. Allora, ok, mi ricordo questa roba violacea, questa luce violacea che arrivava da qui. Quindi dovrebbe essere tipo per di là. O per di qua, aspetta. Lo troviamo, col gufetto lo troviamo. Là, guarda, guarda che bravini che siamo stati. Ma guarda che bravini. In realtà ci è andata molto a culo, ma non importa, guarda che bravini che siamo stati. Ok, aspetta, aspetta, fammi dare due narco di nuovo al tizio qua. Ciao Ciccino, come sei? Bevi tutto, veloce, veloce. Siamo al 43%, ok, gli ho dato un botto di narcotici, quindi ora dovrei poter scendere molto tranquillamente a cercare un po' di stego. Stego Tech non penso mi dia Primate. Non penso, però ascolta, avevamo due stego qua. Proprio qua dietro. Che i maledetti robot non erano riusciti a far fuori. Ci pensiamo noi, ci pensiamo noi. E già che ci siamo, mettiamolo. Buongiorno Stego, buongiorno Stego. Scusi, mi serve Primate. Mi scusi, è per un bene superiore. Mi serve il Quetzal. Abbia pazienza, scusi. Si sacrifichi per la patria. Stiamo costruendo un esercito. Stanno arrivando altri robot, che pizza.
Non ho voglia, robot, non ne ho voglia. Porta pazienza, non ne ho voglia. Ho un Quetzal da nutrire. Oh, chissà dov'è l'altro Quetzal bellissimo. Oh, chissà, chissà. Tieni un papina, ciccino, per favore, facciamo in frettina. Grazie, grazie. Mille, mille grazie. Mi sa che ti devo dare ancora un po' di narcotici, vero? Vedo quel torpore sempre così basso. Mi inquieta abbastanzina la cosina. Dai che con la Primate facciamo in fretta. Dai che con la Primate facciamo in fretta. Che poi l'idea di prendere anche l'altro Quetzal, il maschietto che abbiamo visto prima, non è male, anche perché potrebbe essere più che utile per portare l'esercito alla capsula. Perché il problema sorge spontaneo. 7 Megaterio più i 2 Rex ci staranno sulla base sul Quetzal. Magari ci stanno anche, ma il Quetzal riesce a trasportarli? Io ho i miei dubbi. Cioè, magari ce la fa, ma in quanto tempo? Cioè, quanto ci mettiamo ad arrivare? Invece il peso di tutte ste bestie è diviso su 2 Quetzal. Forse compensa un po' la cosa, no? Non lo so. Ci penso. E oltre a pensarci, dovrei anche riuscire a ritrovare l'altro Quetzal, che tra l'altro stava volando molto in basso. Cioè, l'ho visto che scendeva per di qua, tipo. Quindi tipo si è incagliato da qualche parte qui. No, eh. Nope, non penso. Peccato. Dannazione, che cavolo. L'ho visto che era appena svenuto questo. Cioè, cosa dovevamo fare? Non aveva molto senso mollare questo qua, nonostante è quello che abbiamo fatto. In realtà l'abbiamo un po' mollato, poverino. E andare a caccia dell'altro subito. Però i dardi ce li ho. I dardi io ce li ho. E siamo a un bel 91% con la Primate. Molto bene. Ah, siamo disidratati. Aspetta. E poi mi atterra così. Perché? È una cosa che non mi piace del gufetto. Che appena tocchiamo terra, lui atterra effettivamente. Cioè, io magari vorrei fare questi voli a filo di terra. Invece lui, tac, mi atterra così. Vabbè. Acqua per Ginetta. Dov'è acqua per Ginetta? Qua c'è acqua. Ci sono anche un sacco di salmoni qua. Che acqua zozza però. Che brutta che è. Ah, infatti ci sono anche gli insetti. Ginetta, non so se abbiamo fatto bene a bere quest'acqua putrida. Si è addomesticato Cucucu. 1000 Q. Ciao Cucucu. Ciao cucurucucucu. A che livello mi sei salito? 55. Eri un 37, 38, non mi ricordo. 37 forse. Va bene, dai, buono. Molto buono. Seguimi, cicci. Dove sei? Dove vai? Seguimi che andiamo vicino al nostro esercito. Così sei già in posizione. O ti potrei portare alla base e costruire magari prima, in effetti, la sella. Potrebbe non essere una brutta cosa. Sì, forse è meglio così. Vieni che ti faccio la sella. E ovviamente mi sono accorta solo ora che non abbiamo abbastanza perle e abbastanza pasta cementizia per fare la sella al Quetzal. Ma risolviamo subito, perché qui andiamo a derubare subito questo nido di castori. Tanto visto che castori non ce n'è, deve averli già fatti fuori qualcuno. Tieni, ciccio, lo puoi portare tu per favore? Che a me pesa un pochino sul groppone. Thank you. E aspetta, ce n'era un altro. Sì che ce n'era un altro. Meglio fare scorte, perché se per caso dovessi riuscire a prendere un altro Quetzal. Ce n'è uno lì. Dicevo, se dovessimo riuscire a prendere altri Quetzal, sai com'è. Un'altra sella, schifo non fa. Aspetta che sento versi, sento rumori. No, tutto bene. Ok, perfetto. No, oh, non ci sono perle fettenti. Aspetta, fammi prendere un po' di legna. Che riusciamo a prenderne ancora? Sì, più o meno. Ce la farà a volare il gufetto con tutta sta roba, mo? Ce la fai, Lillo? Sì. Andremo lentini, però vabbè, dettagli. Vieni, ciccio, dammi tutto. Ma sì, anche tutta sta roba riesco a portare tutto. Sì, siamo super forzuti. Ginetta grande. Ah, mi sa che perle non abbiamo ancora abbastanza. Sono solo 40, ce ne servono un botto.
Eh sì, quanto me ne manca? No, vabbè, ci metteremo un'eternità. Ok, niente. Andrò a derubare altre tane di castori fuori registrazione e poi ci facciamo la base sul Quetzal. Va bene, ragazzoli, allora direi che per questo episodio possiamo finirla qui. Mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo in un prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti. Ciao, ciao.